La qualità dell'aria che respiriamo, la raccolta dei rifiuti, i trasporti, la mobilità sostenibile, le perdite della rete idrica. Il quadro che emerge dal report Ecosistema Urbano 2023 di Legambiente, realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali di 105 comuni capoluogo, non è esattamente rassicurante. Intanto premia il Nord-Est con Reggio Emilia e Forlì, che entrano nella top 10, Trento, Mantova e Pordenone, le città più verdi, e in Abruzzo si registra qualche cambiamento rispetto al 2022. È una situazione fatta di luci ed ombre, perché rispetto alla classifica dell'anno scorso abbiamo due città che salgono in classifica e due città che scendono. Quindi rispettivamente in salita troviamo Chieti e Pescara e in discesa invece Teramo e L'Aquila. E effettivamente quindi alla 51esima posizione della classifica troviamo Chieti, alla 57esima Teramo, in 75esima posizione Pescara e in coda in 85esima posizione L'Aquila. Sorprende un dato su tutti. Rispetto alla percezione che si ha quindi generalmente, Pescara tra i nostri capoluoghi risulta quello più verde, quindi con la percentuale più alta di alberi per ogni 100 abitanti. E sullo smog il quadro che emerge deve tener conto di altri fattori. L'inquinamento è il tallone d'Achille, quindi in particolare più che altro di Teramo, però bisogna anche distinguere tra i dati accertati e quelli non comunicati, perché anche quelli purtroppo incidono negativamente sulla classifica, non permettendo una corretta valutazione. Possiamo dire che i dati attuali sono al netto del post pandemia? Esattamente, possiamo dire che sono al netto del post pandemia anche quelle che erano state le positività, tra virgolette, acquisite con la pandemia, quindi ad esempio la discesa dei livelli di inquinamento, e possiamo dire che in controtendenza invece non sono ancora riaumentati ad esempio l'uso dei mezzi pubblici e continuano le immatricolazioni delle auto private. Purtroppo c'è uno scivolamento da parte di Teramo e dell'Aquila, ma sostanzialmente tutte stanno cercando di mettere a sistema un percorso che va nella direzione di ottimizzare anche i fondi di ripresa e resilienza, il famoso PNRR. L'importante è ragionare in un'ottica di sistema e far sì che sui territori si riesca a fare sinergie e soprattutto che si tenga il mondo tutto attaccato. Altro dato, le quattro province abruzzesi si trovano nella fascia più alta per quanto riguarda la dispersione idrica. I dati del report sono anche consultabili sulla mappa interattiva ecosistemi.legambiente.it.